Buonasera a tutti quanti, come state? Benvenuti. Non sta mutato il microfono. Sta per finire il mondo. Sta per finire il mondo. Oggi sono riuscita a farmi il tè quello buono al caramello, tutto bello caldo. Che poi mi sono fatta quel tè al caramello. Allora, signor Super, posso rimetterlo? Guarda, aspetta, sai cosa metti? Facciamo così, va. Toh. Con ne vado a giocare. Allora, signor Nonno, signor Super, MT, signor Carboniglio, Aloysius, benvenuti a tutti quanti. A posto, menatevi. Io mi sorseggio il tè nel frattempo. Io tutto bene, grazie, soprattutto con questo tè che, ripeto, mi sono fatta quel tè al caramello di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa. Però ci ho messo il pumpkin spice dentro e al bacio. Eccomi qui, nuovamente a simpare. Benvenuto, signor Giovane Pippo. Come sta? Se vuole menarsi con gli altri, a quanto pare piace sto gechini. È buonissimo. Anche perché c'ho questo pumpkin spice che devo finire, che me l'ha fatto una mia amica proprio a mano. Tutte le spezie ha comprato, ha mischiato tutto. Buonissimo. Vabbè, raga, non è per qualcosa, oggi sto capendo niente, mi distraggo troppo con questi cosini che mi saltano a schermo. Niente, con la morte di MT lo togliamo. Anche nelle emote. Non so se è arrabbione, non lo conosco così tanto, il signor Pipo. No. Raga, comunque, voi non avete idea di che cosa ho trovato. Purtroppo. No, mi dispiace, riprenditi, signor nonno, mi raccomando. Voi non avete idea di che cosa ho trovato mentre selezionavo la categoria di Elden Ring su Twitch. È una cosa. No, vabbè, cioè, nel senso, non ti conosco di persona, ma non so se sei. Cioè, con me ancora sei incazzoso qua in chat, quindi non so. Uno scorpione in camera? No. No, no. No, no. Raga, io ho trovato una cosa bellissima. Elden Ring versione GB. Vabbè, sarebbe versione Game Boy. Out of nowhere, completamente a casissimo. Qualche tempo. E a me è la prima volta che mi capita. Sarà completo? Non lo so. Ma io vorrei tanto scoprirlo. C'è anche Dark Souls. No, vabbè, ma che mi state dicendo? Hardware control. A. ZZX. Vabbè, qua, per fare sta cosa ti devi smontare le dita. Io, raga, vi vorrei chiedere di provarlo, giusto un pochino, e poi andiamo a giocare all'Elden Ring. Si aggiunge poi serata retro New Games. Ma io vorrei provarlo. Ah, lo dice? Cioè, cioè, facciamo giusto. Ah, tu stai zitta. Il problema è che più di così non posso zoomarlo. Ma non c'è. Ah, sì. Anche un po' troppo. Aspettate. Ok, mi stavo spaccando le orecchie. Va benissimo, Claude. Grazie. Grazie mille per essere passato. Un bacio e buono studio. Vai. Allora abbiamo continue, new game e credits. Vabbè, io direi di andare di new game. Ma che spettacolo! Ok, allora così attacco. Posso rompere le sedie? No. Ma mi stai dicendo che qui non c'è l'audio di gioco? No, che presa male. Cremi offesa, Elder Lord. Sì, però mi devi dare. Forse non mi dà lei la cosa. Esatto, ma non lo so se è perché ho abbassato troppo il volume. Ma non mi sembra ci sia. Vabbè, me rimettiamo.
Rimettiamo la nostra. Mo' vedete, andiamo al boss, esplode tutto. Ma non posso rompere niente. Che spettacolo però! Cioè, la gente veramente non ha niente da fare là il giorno. Ma è tutto così bello! Oddio! Oddio! No, mi ha ucciso! Sì, ma infatti, non ho capito perché non l'hanno messo. We found them here after all. Eh sì. Oddio, che bello che torrent. One of their kind, I'm sure to seek the Elden Ring, even as we're at the Golden Order. Oh! Guardate che carina la Grazia, oh mio Dio. Dio, ma è tutto bellissimo! Continuiamo. Tarnished are we? Metterei questo in loop, vai. Ci sono incontri. No, non la pubblicità. Possibilmente non su quel sito brutto. Quando mi vuole caricare YouTube facciamo tutto. Non lo so perché fa così. Ma è letteralmente un minuto. Vai. Let's go. No shame it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Allora, signor Cecio. However, there is one shining ray of hope. For even the maidenless professional, vabbè, io c'ho il miglior manager qua, non gli posso dire niente. The path that tarnished must travel. Grace guidance will reveal the path forward, most certainly. Vabbè, sì, lo sappiamo, non dice niente di nuovo. Fammi esplorare. Qua non è un king, qua è un manager. Oddio, c'è lui! Com'è che si attaccava? Ma cioè, fa contact damage lui! Aia! No, l'ho lisciato! Prendi questo! E questo! È molto più facile qua. Che... No, sono morta! You died! No, non voleva entrare qua. Chissà quanti hit prende e se c'è un sistema di level up delle armi. Ma mi ha rifatto contact damage. Ah! Scappa! Non ho rollato abbastanza in fretta! Chissà se c'è anche Agil. E se posso scappare da lui? Infatti, non c'ho una barra della vita. Pensavo fosse a turno, invece no. This is far as you can go in this direction for now. Ok. Quindi non posso andarci. Ciao Franz, come stai? Altro boss? Ma chi dovrebbe essere questo? Scusatemi. Ah, ma è Selen! Oddio! Bellissimo. Vabbè, non penso che posso farci nulla con lui. Che mi sono persa? Niente, niente di che, stiamo esplorando. È bellissimo che Xemnas mi è uscito completamente a caso mentre mettevo la categoria di Elden Ring. E se cerchi Elden Ring GB è praticamente il primo link che trovi. Melina, ciao! Greetings, traveler from beyond the fog. I am Malina, and I offer you an accord. Have you ever heard of the Finger Maidens? Va bene, sì, tieni. Dammi torrent. Sì, è bellissima sta cosa. Ma
Allora, Carlos, come stai? Vabbè, dammi torrent. Ah, ok. Quindi ci sta anche Marchit, mi stai dicendo. Yo! Ma sono tutti fortissimi su sto gioco. Ah, ok, questi qua, quattro colpi vanno giù. No, niente. Questa cosa me l'ho trovata mentre stavo mettendo la Elden Ring nelle. Come si chiama? Nella categoria su Twitch. Ah, non mi riesce a distrarre. Rotola! Lasciatemi sconfiggere i miei primi nemici, per favore! E niente. Sì, l'ho praticamente appena scoperto. Rotola via! Mamma mia che coordinazione che avete, raga. Rotola! Pescati questo e rotolo via! Madonna, ma ve lo immaginate se fosse davvero uscito su GB sto gioco? Cioè, una cosa così. Secondo me lo dovrebbero fare. Ah, l'ho ucciso! Vabbè, uno ce la faccia sempre a ucciderlo. E sono morta. No, perché ho letteralmente solo due tasti. Non ne ho di più di questi. Ah, sta laggando. Vabbè, computer a 1300 euro che mi fa laggare Elden Ring in GB. Mamma mia, sono fortissima. Qua si va per Stormveil. Oh no, il cane. Oddio, ma respawnano i nemici. Ho fatto il porridge più appiccicoso dell'universo. Adesso lo uso come intonaco, madonna. Oddio, c'è Ranni! E questo cosa dovrebbe essere? La Golden Rune? Ah, ok. Ciao, Ranni! Renna? Ah, è vero, è vero. E io qualcos'altro? No. Eh sì, è vero, mi ero. Oh! Mi ero scordata di sta cosa. Allora, quindi in teoria io adesso ho più danni, no? Allora, però mi sa che c'era un'altra strada dove potevamo andare. Altrimenti, se non possiamo andare nemmeno in quella strada, è letteralmente un cerchio la mappa. No, in realtà possiamo andare anche verso Stormveil. Ah! Ah, la mia spada era leggermente più lunga della sua. Va là, ormai l'ho masterato sto gioco. Vabbè, nemmeno il tempo di finirlo a dire comunque. Sì, la cosa migliore comunque è praticamente spammare. Ok, qua non si può andare. Allora, Tsume. Ciao, Jerry, come state? Oh, no! Metapina! Mi ero scordata che respawnavano. Vabbè, tanto alla fin fine uccidere i nemici a noi non porta assolutamente a nulla. Forse ci dà un'altra Golden Rune il tipo. Se lo uccidiamo. Tutto bene, insomma, abbiamo trovato la versione Game Boy di. Ah, e dai, nemmeno fa così però, eh. Vabbè, io la Golden Rune me la sono trovata e me la rotolo via. Sono morta. Niente. Mi fa piacere, Jerry. Quindi in teoria adesso almeno i soldatini li dovremmo tipo one shottare. Dato che abbiamo trovati due e ogni coso. Cioè, prima ne avevo trovato uno e mi prendeva un colpo in più per ucciderli. E dai, lasciatemi stare, andate via. No, che se mi toccano un'altra volta sono morta. E qua dove ti trovi? Alexander! Help, I'm stuck! Hello, anyone? Ouch! Send this log from the knit Alexander. You found a golden rune, nice! Posso parlarci? Oh!
Che bellissimo! Allora, Insenna, come stai? Hai qualcos'altro? Non sta che mi piace il maiale. Ok, non puoi attaccare però gli NPC. Ok, abbiamo trovato il limite della mappa anche qua. Ma che bello! L'Elden Tree! Come si chiama pure? Disse colei che c'ha 300 ore su Elden Ring. Però comunque la ghicchia. Ah, qua siamo a Sornvale, praticamente. Io mi andrei a curare se riesco. Invece no, non riesco. Va bene così. Vorrei farmi giusto un giro a Sornvale per vedere se c'è qualche altra runa. Ah, vedi, sta lì una runa. Ma posso camminare sull'acqua? Ah, questo qua è il lago di Aghil. Ah, ecco perché mi ci posso muovere. Hello, White, come stai? Benvenuto. Ci sarà il bro Godric? Non lo so, andiamo a vedere. Ah no, qua ci sta Selen. No, non è Selen. Ma è Patches? Ma che spettacolo. Madonna, ma quante Golden Rune stiamo trovando? Ciao Sgabbit, benvenuto, come stai? La pelata in 8-bit, sì, Pali, ne hai visto che bello! Abbiamo trovato la versione Game Boy Color di Elden Ring. Quante ne ho trovate fino adesso? Tipo 5? Ok, dai, 5 non è male. Me la entro qua. Allora, adesso ci siamo stati. Sì, vi giuro che adesso resto là per voi. Oh, mi fa piacere che ti è passato. Tutto bene, grazie. Margit, is that you? Se è Margit, ragazzi, conviene. Ma là posso. Ma c'è davvero l'effetto di Tarni e di Margit. Ma che spettacolo! Ma potevo saltare! Oddio! No, vabbè! Prendi questo, Margit! Sì, Martina, però non saltare quando non ti è richiesto! Put this foolish ambition to rest. No, no, ci dobbiamo fare Margit. Sono morta di nuovo. Però capito, non ho modo di aumentarmi un minimo la vita. Your health is restored. Aspettate, ma facciamo almeno save and continue. Anche se penso che sia inutile, perché solitamente su questi siti non ti salvano per davvero. No, 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 ho sbagliato. Avrà la seconda fase, secondo voi? Sì, Carlos, è bellissimo. Mi sta prendendo troppi try, Margit, mo. Non vorrei di niente, però. Liscio. Ah, sono caduta troppo in fretta. No, ho saltato troppo tardi. Pecca di questo. Più difficile il signore vitale di ieri. Sì. Però è tutto. Io me lo sto immaginando tipo io da piccola, veramente col Game Boy Color, a giocarci a sta roba. Madonna. Sarebbe stato meraviglioso comunque. No, mi ho sbagliato i tasti, fuck. Ogni tanto ho il brain fart e mi scordo. Ci sono letteralmente due tasti e io ho il coraggio di scordarmeli.
Vai! No, troppo presto! No, solo un'altra hit prima di morire! E anche lui però! I shall remember thee, Tarnish! Abbiamo sconfitto Margit! Si può mettere su una cartuccia, ma sarebbe bellissimo! Rifanda Golden Rune. Sì, adesso possiamo andare a picchiare quel tipo. Aspetta, però mi vorrei riposare se riesco. Fase 2, no. Già è troppo che gli hanno fatto tipo la prima fase. Aia. Aia, cattivi. Ah, no, contact damage anche qui. Capisco. Non so perché non conto il contact damage comunque. Però ho paura che mo se vado avanti c'è un'altra... Ah, è veramente come il The Ring. Ma... Aia! Dove mi porterà mai? Ma secondo me dovremmo fare... Dovremmo fare la sentinella dell'albero. Oh! Nice! Oddio, i vasini! Sì, è fantastico! E scusate, qua dove dovrei essere, preciso? Ah, posso saltare in aria, ok. Wow. Beh, mi sa di sì. Ah, sono caduta come... No, non posso morire. Ciao, pancine, tutto bene? Tu come stai? No, sono morta, dannazione. Perché non... Allo? Non va! Ah, ok. Allora, signor System Machine, come stai? Andiamo a vedere qua cosa c'è. Ah, qua c'è proprio lui. Che bello! Bellissimo come... Come l'hanno fatto lo sprite! Morta. Però se sta soltanto lì a fare così è un po' più cazzone degli altri. Oh, com'è andata? No, è questo qua è quello originale. Dai, non... Ma lo fai ogni tot... Sì, ma non mi posso avvicinare, calmatevi. E niente, sono morta. Esatto. Esattamente. Allora, vediamo un po' di farci un po' di backtracking. Cioè, più che backtracking, proprio andare giù, perché va a fine che laggiù ci sta anche una... Come si chiama? Una runa per fare più danni. Ah, ok, qua sono tornata all'inizio del castello. Scusate, prima come ho fatto a cadere? Ah, da qua, vedi? Anche perché io qua non posso rullare, posso solo saltare. Ah! Vi prego, FPS! Ah, vedi che... Ah, oddio! Il corso che alle trine avevo già fatto era scelta, quindi sono mezza... Vabbè, dai. Meglio così. Allora, aspetta. Quindi io potevo... No, non posso... Posso solo andare su. E su tornavo qua, dai vicini. Non lo so, proviamo a farci Godric. Tanto penso che non ci sia altro dopo lui. No, non mi metterò mai in ginocchio a te.
ma nella vita. Ah, ah. No, il fuoco! Lasciami stare, pokerello! Haha! E invece mi ha preso lo stesso. Ma non è vero! No, eravamo andati così bene! Sì, sicuro, da una runa. Però pure il... come si chiama? Il cavaliere che sta all'inizio. Pure quello sicuramente da una runa. Il problema è che non va abbastanza liscio. E a volte scatta. Non so se ci fate caso. Non so se è una cosa che tipo dipende dalla connessione questa. Perché è strano che il mio computer non lo regga. Ah! E niente. Esattamente quello che intendevo poco fa. Scenda qua, fuoco! No, deve scendere qua, fuoco! Fuoco? Puoi non scendere lì, per favore? Aha! It's my time to shine! Ok. Ah! Troppo presto! Oddio, ce l'ho fatta! Say, I am Lord of all that is golden! Skin issue? Ah, la grande! La Great Rune. Sì. Tocco tutto. Ah, qua c'è. Oh no. Ah, è solo questo. Vabbè, solo, tra virgolette. Che spettacolo, però. Mi dispiace non aver fatto la sentinella dell'albero. Peccato per quello. Che carino. Ok, scusatemi, è un po' alta la musica, mi sta sfondando le orecchie, non per qualcosa. Che ve ne è parso, raga? Era bellissimo. Oh, scusatemi, ho avviato cose che non dovevo avviare. È simpatico. Aspettate, se volete vi mando... Perché letteralmente questo qua, l'UR... Copia. Non. Fantastico, non mi aspettavo avessero messo così tanto. Sì, ma infatti! Se lo volete provare, quello è il link, raga. Detto questo, anche se non è stato un just chatting, direi che possiamo iniziare a giocare a quello vero, che dite? Che bello che è stato! Fantastico, mi piace trovare queste cagatine. Però mi avevi detto che c'era anche quello di Dark Souls, giusto? Aspetta. GB. Ancora più bello su Game Boy Color. The make di un fan. Ma quando è uscita sta roba? Ah, è uscito il primo... È uscito a gennaio. Ah, ma questa qua quindi era già uscita un bel po' di tempo fa. Ah, ok. Ok, era solo... delle art. Però comunque è carino, ma onestamente non per qualcosa, ma un Game Boy Color io non mi ricordavo potesse fare queste cose. Mi sembra un po' troppo per un Game Boy Color. Sì, c'hai ragione. Dai, andiamo, venite qua. Ah, dove devo sbloccare... Devo togliere la cosa all'audio, scusatemi.
Ok. Let's go! Allora, in teoria noi potremmo anche non farcela, Villa Vulcano. Potevamo skipparla e andare dritto. Però sai cos'è? È che... Perché skipparlo, no? E il mic funziona. Funziona anche qua. Nice. Bella così. Anche perché poi, capisci, facciamo tutto quanto e poi ci rimane sto sputazzo di Villa Vulcano. Allora, Ryuk, come stai? Benvenuto. Raga, comunque sto tè oggi è fantastico. Mamma, mi sono superata. Allora, l'ultima volta abbiamo battezzato l'ala di Astel. E adesso... Ah, che questo qua, raga... Questo NPC, io non sono mai riuscita ad arrivare alla fine della sua quest. Perché praticamente, cosa succede? Voi quando finite la sua quest, vi dovrebbe dare un gesso. Io non sono mai riuscita ad avere quel gesso perché mi si bugga puntualmente la sua quest. Sì, ha una fine e vi dà un gesso. Infatti, tipo, l'ultima volta che l'ho fatta anche in Seamless, al mio amico l'ha data, a me no. Io sono rimasta veramente appesa, non mi ricordo nemmeno qual è il gesto che ti dà questo. Dirti, guarda, uccidilo con quest'arma. No, ti dà il gesto alla fine. Però non so se quel gesto serve per qualche altra quest o che, non penso, eh. Apriamo tutto come se fosse casa nostra. Come sta la best girl? Adesso andiamo a vedere tutto quanto. Ma... E sono solo io? Sembra tutto un po'... Un po' tanto buio. La porta è chiusa. Oh no, chissà come farò a entrare. Oh no. Ria, where is you? Ciao, bellissima! Mi sei mancata quanto sei bella, guardati! Mamma mia, che cosa non sei! Madonna, la sto minacciando! Anche a me fa piacere! Non è sicuramente un pino, in che senso? No, Franz, non dovrebbe essere così. Vabbè, sì, sicuramente non è un pino. Vicino gatto Ria, sì. Quanto sei bella tu. Che poi non mi ricordo. Non mi ricordo com'è che si prosegue la sua quest fino a farla diventare serpentino. Ma mi sa che devi soltanto continuare a fare le missive di Villa Vulcano. Ma stai zitto. Io quello che mi sono sempre chiesta è... Cioè, a me... come finisce la quest di Lady Tanith? Non mi piace tanto. Quella che si mette soltanto a scrofanarsi il corpo di Rykard. E quindi io mi chiedo se con il DLC questa cosa cambi. Sì, la uccidi dopo, ma... Quando la uccidi, ma in realtà tu non la uccidi. Perché praticamente tu quando la attacchi ci sta il... Sì, stai zitto. Vedi che cosa succede? Ma cos'è che mi sta sparando robe? Madonna, quanto danno fa sto coso! Allora, dov'è il primo? Aspetta, che là c'è un messaggio! Che cosa dice? Questa montagna di fuoco, ma non sento nulla, dovrei indagare ulteriormente. Oddio, ma ci trovi! Aia! Io non ci credo di essere morta in questa maniera. Non è vero, non è successo. Ciao Matt, come stai?
Anche io. Allora, raga, vi giuro, sto te, adesso me lo prenderei, me lo farei. Ma io non ti ho sbloccato. Quindi non... O forse sì, l'avevo sbloccato e non mi ricordo. Allora iniziamo a giocare a Elden Ring. Esatto, signor nonno. Maledetta, mi hai fatto venire voglia di te, Buca. Madonna, che buoni bucaneve! Sapete a me di questi biscotti quali mi piacciono? Le macine. Mamma, quanto sono buone le macine. Però bucaneve mi ricordo che mia madre se li mangiava sempre. Quindi ogni tanto gliele andavo a rubare. Chiudi la live! Perché? Aia! No, no, not again! Not again! Not again! Macine uguale, unsub. Non ti piacciono le macine? Ma signor System Machine, ma come ti hanno cresciuto laggiù? Al grano saraceno della mulino si inzuppano che è una meraviglia. Sapete quali sono buoni e ve lo ripeterò alla fine? I simil pan di stelle del loro spinno. Raga, secondo me sono nettamente superiori ai pan di stelle, quelli classici. No, White, non mi venire a dire queste cose. Bisogna killare le marionette prima. No, ma resteranno là. Questa qua la uccido perché mi voglio prendere lo scarabeo che corre. Dove è andato a finire? A colpi di Grisby, gocciole, Coco Pops e pan di stelle. I Grisby dipende dal gusto, perché non tutti mi piacciono. Tipo quello con le nocciole sono buoni. Attenderò qui. Pazientemente. Ighiro, che cosa... Ighiri... Ah, Ghirigo, che cosa sono? Mai mangiati? Le gocciole dello spin sono incredibili. Sì, ma la Dolciando fa delle cose buonissime. I tegolini dello spin, ah... No. I tegolini non sono tanto buoni come... Mi ha schivato con una... Vabbè, io ti aspetto qua. E nel frattempo parleremo di biscotti. E merendine. Va benissimo, a dopo, Sly, grazie mille per essere passato. Sì, ma anche l'MD. Dell'MD sono buonissimi i Togo Patocchi. Fa tipo la casa si chiama Le Bon, qualcosa del genere. Madonna, quando so... Raga, certe cose sono nettamente superiori all'originale, secondo me. E sapete perché vi dico perché quelli dei loro spini sono più buoni di quelli originali? Perché sono proprio ipercroccanti e tu una volta che li vai a tingere, non si spappolano subito, no? Restano belli, fragranti, buoni. Ah, peccato. Facciamo che se ci incontriamo te li porto io i Togo Patocchi dell'MD, va bene, signor nonno? Quelli originali sono più cioccolatosi. Ma sai cos'è? Che sono più cioccolatosi. Mi sento un idiota. Sono più cioccolatosi. Però a me il problema è che a me il cacao non piace tanto. Quindi secondo me quelli dell'Eurospin c'hanno proprio la giusto balance. Sì, no, a voglia, Aloysius. L'altra volta, sai con chi ho fatto questo ragionamento? Vabbè, I wonder who? Col signor Carboniglio. Prendete per esempio la Fanta. Madonna, raga, la Fanta è diventata sciapa e anemica. E Pringles Bang Bang. È vero, signor System Machine. È verissimo. Ma anche quelle dell'MD sono molto, molto, molto buone. E sai quali sono anche patocche buone di Pringles? Quelli della Conad. Se mai ci trovi, prendile. Sono dei cartoni rispetto a quelle del passato. Ma è vero. Tipo, raga, i miei genitori. Stavo dicendo, mia madre ha ripreso le girelle, no? Raga, io me le ricordavo che erano grosse, ma sono diventate delle cose così le girelle, raga, e non scherzo, sono così. Così. Cioè, a me...
Io quando l'ho preso l'ho rimesso pure apposta, che ho fatto. Che ho fa cioè, se l'unica cosa che ho pensato, ho fatto, ma con questo nemmeno la bocca mi ci sciacquo. Magari eri mini prima. Sì, ma questo qua non toglie il fatto che la grandezza anche, al di fuori della qualità, è calata. Cioè, prima. Ma tipo, io sai quando ci ho fatto caso proprio tanto con i gelati? Madonna, i gelati, quelli di marca, raga. Sono tipo un morso lì finiti. Le girelle sono dei tegolini rotondi, ma infatti io non ci vado pazza per le girelle. I Magnum. Haha! Ti stavo aspettando. Ma qua sopra non c'era tipo una boss fight, ragamo, che ci penso. Però mi sa che da qua non la posso raggiungere, vero? Ahia, la puttana esorita! È un felino che fa miau? No, boy, mi dispiace. Ho un porcino d'India, però, se ti interessa. Quella purtroppo è una cosa che stanno facendo spesso ultimamente, mi pare si chiami Shrinkflation, addirittura. Mi spiace, io sono team cani, boy. Anzi, boyo. Il porcellino fa miau? No, il porcellino fa cui. Cui cui. Ma davvero devo fare per forza tutto il giro e non posso salire a questa boss fight da qua? Ma mi prende in giro il gioco? Guarda che l'hanno resa iper scivolosa la pietra. Nemmeno un piccolo appiglio per il mio povero cavallino. Ah, forse si sale da qua, Martina, che dici? Tippati, il problema è che non ce l'ho la mappa dell'altro lato. Pizza al metro che ho preso sabato era di 85. Davvero? No, vabbè, io mi sarei incazzata come una faina. Perché non gliela riportata? Dicendogli testualmente, ma scusatemi, io adesso non so a che metri siete abituati, ma questi qua sono 80 centimetri. No, vabbè, io ci sono rimasta male. Sappiatelo. Avere un felino che fa miau. No, ma in realtà è quello che succede quando skippi tutta la mappa per andarti a prendere quello che vuoi. Eh sì, infatti. Vabbè, dai, ci andiamo a fare una bella scalata, dai. Ho capito. Vai, Torrent! Un po' una merda ultimamente, per quello tutto costa di più. Brutta, brutta. Sì, infatti, ma difatti, raga, io ultimamente mi sto imparando a fare anche un po' di cose in casa, tipo la pizza, queste cose qua. Ma ho detto che la prossima cosa che mi voglio imparare a fare in casa sono gli udon. Senza passare per quel punto. E ho preso semplicemente la missiva da Daria. Gli udon, sì. Allo, Wolf, come stai? Benvenuto. Costa meno e potenzialmente più buoni, esatto. Per esempio, mi è capitato anche di vedere una. Come si chiama? Madonna, come si chiama? Madonna, c'è uno youtuber che. Non mi viene il nome. Quel siciliano che quando ride fa. Ah-ha! Come si chiama? Madonna. No! Murri, esatto, grazie. E praticamente ha copiato la ricetta di un altro tipo che si chiama tipo chef qualcosa. Mbare Tommo, grazie mille per il follow e benvenuto, come stai? Madonna, chef, pure questo qua è famoso, vabbè, è per fare il ramen. Raga, devo provarlo a fare qualche giorno, appena trovo proprio come si chiama, proprio gli spaghetti quelli che servono per farli, li devo provare. Picciriddu Carusi. Igine Massari, no, non penso proprio che il signor Massari. Ce l'hai messo lo zucchero? Ma sapete, raga, che Igine Massari fa la crema pasticcera al microonde? Parli di Murri? Sì, stavo parlando proprio di Murri. Ah, è vero, qua c'è lui. Ciao, signor Golden Mask. Che poi, raga, io non ho capito. Mica è fesso Gio Massari. Sì.
No, è giapponese. Chef. Questo qua è stato pure a Pescara Comics. Chef Hiro, esatto, signor Super. È vero. Che poi un'altra cosa che vi volevo chiedere, no? È. Io una cosa non ho mai trovato su sto gioco. Sarebbe la sua maschera. Adesso. Ci sta Gauss che ce l'ha fatta a trovarlo. Io no, non l'ho mai trovata la sua maschera. No, no, è Chef Hiro, boio. No, non te la dà la fine della sua quest. A parte che la fine della sua quest praticamente io lo trovai appeso. Ma no, raga, fatemi vedere se. Mi sa che non ce l'ho più, mo che ci penso. La screenshot. Madonna, aspettate, fatemi vedere se ce l'ho. Perché, raga, quella screenshot è praticamente oro colato. Dov'è Steam? Però non penso perché stava salvato sul PC e io l'ho formattato. Allora, ABCD e Elden Ring in esecuzione. No, infatti non ne ho. Dannazione. La trovi qui vicino. Ah! Aspetta, ok. Mi si stava rincoglionendo il PC. Quella maschera, in realtà sì, te la dà a fine quest quando è morto. A me non l'ha dato. Io l'ho finita la sua quest, ma non me l'ha data. Allora, raga, me la scamma. Ma dai, tu che ci fai qua? Vuoi fare a gara di magie? Scendi da torrent, per favore. Vuoi fare a gara di magie? Toh, beccati l'ala di Astel. Ho detto, beccati l'ala di Astel. Madonna, non ti faccio danni. Vabbè, posso. Calmati per favore, Madonna Santissima, ma quanta rabbia può avere in corpo una persona? Ti volevo perriare e mi fai la capocciata. Bastardo. Che poi non so nemmeno se mi dà qualcosa. Che fai? Capocciata. Non te la posso perriare la capocciata. E nemmeno questi. Com'è che è entrato? Ok. Sono una montagna, trovo il corpo del discepolo. Eh sì, ma ti ripeto, a me quando la finì non me la diede. Oh, Dio, non lo sapevo che questo ti doppava tutto il set. Bello. Però ormai, raga, non posso più cambiarlo. Sono morta? No, che non sono morta. Il cavallo 4x4. Sua maschera si trova alla fine della quest, ma non sul suo corpo. After you get mending ruin of the pack factory, you will drop golden mask set. Vabbè, può darsi pure che mi si è buggata la quest, perché raga, io adesso non la ritroverò mai più quella screenshot, anche se la inviai a tipo al signor Cecio, mi pare. Allora, io vi dico soltanto che Golden Mask a me a fine quest stava appeso al muro. Letteralmente. E non potevo farci niente perché stavo appesa al muro e non ci potevo arrivare. Allora, signor Revolver. Quindi può darsi che appunto a me si era completamente buggato tutto. Però era molto divertente quella screenshot. Sì, io devo. Me ne dovrei andare da qua, eh. Devi tornarci 2 volte. Vabbè, se mai mo che faremo il lore through. Ci farò più caso. Sperando che non mi si appenda al muro anche quella volta. No, raga, vi giuro, era troppo bella. Che poi mi. Non mi ricordo quando è stato che ho fatto la run col signor Revolver. Perché capì, già dalla data potevo riuscire a vedere se ritrovavo la screen. Però. Era un botto di tempo fa. Mi sa, tipo, a inizio anno la feci. Aspettare troppo e lui si è sentito appeso e ha deciso di farlo letteralmente. Può darsi, eh? Dai, il set senza maschera. Ah! Non ci credo! Non ci credo! Oddio, l'ho trovata praticamente
la toglie più. Mamma mia, quanto sono soddisfatta adesso. Eh sì, perché lui ti droppa le mutande praticamente. Ah, mi sono schiacciata la lingua allora. La più forte. Qua, se non ricordo male, c'era anche una torre dove dover entrare. Qua sotto. Però qua... mi ricordo che c'era... Madonna santissima, io mi ricordo troppe cose, ma niente di... Ah! Quella... Allora, il morbo della morte non lo metti a me, sia chiaro. Sì, ma non farò mai tempo praticamente. Niente, me l'ha messo. Ed è la terza volta su 300 ore che mi busco il morbo mortale. Oggi non ci sto per giocare, a quanto pare. Vedi la statua di Marika. L'ha fatto. Ha fatto sì. Sta iniziando ad avere caldo. Cosa bevi? È un tè... allora, praticamente, se tu vai sul Discord e scorri un po' più in alto, ci sono delle slide su come fare un tè al caramello. E ho fatto quello però con il pumpkin spice dentro. Mamma mia, è la fine del mondo, Wolf. Sei tu che mi hai uccisa, bastardo. No, non sei tu. Dammi le rune, dove sono le mie rune? Già inizia da spruzzare, nemmeno... Ah, ok, no, erano... Oddio, non ce l'ho due mani! Cazzo, non di nuovo! Ma perché c'ho la katana, scusatemi? Allora... Sì, bravo, resta là. Tieni, ala di Astel. Rollo. Ala di Astel. Me la rollo. Con quello maschio fa un po' male agli occhi. Guarda quanto sono bella. Sono scintillante sia dentro che fuori. Fashion sul bestolo. Ma infatti, aspettate. Fatemi... Poi me la rimetto questa della strada delle nevi, eh? Cosa ci potrebbe mai star bene con... Raga, sapete che cosa ci sta bene? Però non ce l'ho. Il tornare maschio. Farsi droppare le scarpe che ti fanno il pacco più grande e andare girando in quel modo. Esatto, signor Super, che bello che abbiamo lo stesso neurone. Oh cazzo, l'ho lisciato davvero. E io ho finito il mana. Letteralmente una fontana di morte. Non gliel'avevo mai visto fare questo attacco. Si vede che sono abituata a lunga bunga. E che non gli davo mai il tempo di fare niente a sti poveri cristiani. Dai, raga, ditemi che non sarebbe bellissimo. Allora, tra sé e rovine ci dovrebbe essere una parte dove puoi scendere. Ma dove? Davvero non dite nulla? Non vedo l'ora di capire tutto quanto di sto gioco, raga. Vabbè, si è morto, sì. Ok. E un altro è andato. Riprendo un po' di mana. Sì, è bellissima quest'arma, Franz. All hail to signor Cecio che me l'ha fatta scoprire.
Anche perché letteralmente è uno spam di L2, è letteralmente brain dead quest'arma. No, non l'ho ucciso, Hassel. Sì, me lo prendo perché tanto. Voi direte, Martina, ma perché non hai bevuto prima e poi te le prendevi? E vi dico, raga. Tipo, con lui adesso lo faccio. Vieni qua! Dove credi di correre? Che bello avremo. Raga, adesso ho notato che in base a qua, a, cioè, se diminuiscono le ampolle, praticamente cioè, cambia lo sprite. Fa un po' damage infinito, sì. Va benissimo. Rimettiti, signor nonno. Un bacio. Sì, perché guarda là, me ne bastano praticamente due. Grazie mille per gli headpats, signor nonno. Riprenditi. Venga qua. Venite tutti quanti qua. Non potete niente contro il mago. Ho detto non potete niente contro il mago. E non potrete niente contro il mago. Aia. Mi hanno fatto la bua. Però io mi so... non era qua che volevo andare. Aspettate, però... No, non è qua. Però non mi hanno uccisa, quindi non possono niente contro la mia presenza. Tu ti fai colpire, perché devi essere il bait di te stessa quando sei mago. Tu devi attirarli a te e poi ci vai giù col no, con tutte le weapon art e le spell. Cinghialozzo. Va là. Che gli vuoi dire? Vigor check. Oh. Questa è bella. La prendo. Ok. Oddio, ho finito il mana. No! Scappare! Dannata! No! Torna qua! Come back! No! Va benissimo! No, che è successo, Sayuna? No, muori, 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 muori. Rolla, rolla. Pensavo stessi per scrivere che stavi al lavoro. Che è successo? Cosa è spiacevole un po'... Oh, mi dispiace. In caso ti vuoi sfogare, sai che il mio Instagram sta là in caso, eh? Rubo questo. E tu che vuoi fare? Vuoi sputarmi? Tieni. Di che, figurati quando posso. Ah, ecco quello che dovevo fare. Però questi qua stavano messi un po' inculati. Aia, 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 aia. A non ci provare mai, mai più. No. Ma questi qua non... Infatti. Ti vedi? Allora, uno stava nascosto in mezzo alle siepi. Questo qua me lo ricordo. Però l'ultimo, raga, non mi ricordo dov'è. Però lo scopriremo presto. È così brain dead quest'arma. È bellissimo. È proprio l'arma che fa per me. Ah, l'altro sta là. L'ho avvistato. No. Ok. Tipo intorno alla... sì, ma uno in particolare sta proprio... L'hanno nascosto in mezzo a una siepe. Come se... Cioè, aspettate, sentite che bel rumore che fa quando attacca?
Che bella. Sì, poi questo qua è quello caricato e questo qua è quello non caricato, che è ranged, però tra virgolette non c'ha tutto questo range. Com'è che scala? Penso intelligenza. Destrezza e intelligenza. Allora, controlliamo bene le... Il nervo! Oddio. Ok, datemi un secondo. La vecchiaia si fa sentire. Coccolino, ciao! Ma aspetta, io non penso che sia dolore di nervo... Perché proprio... piede che mi sta facendo malissimo. Ma vedete, mi sono rotta il piede stando seduta. No, mi sa che ci stiamo allontanando troppo. Come sempre. Sì, ma stavolta non sono le formichine, è proprio fitta. No, raga, io mi ricordo che sta nascosto dentro una siepe. Va riparato il piede con Bob. Puoi aggiustarlo, sì, con Bob. Aspettate, saliamo. L'altezza ci darà la soluzione. Polez, allo, come stai? Benvenuto. Oddio, scusami, non ti avevo visto. Ho detto l'altezza ci darà la soluzione. E poi capì, adesso si sta facendo anche buio, quelli là sono... Però mi sa che se li stai troppo lontano non li vedi. Come non ho preso danno, poi lo voglio... Lo voglio sapere. Tutto bene, ti ringrazio, Polez. Sto cercando l'ultimo sigillo, che è sicuro che sta per qua. Cosa mi dai? Posso tutti gli animali. Io lo sniffo, so che è per qua, so che è in mezzo a qualche cespuglio. Basta andare a cavallo dentro un tornado e fino a qua non ti posso dire nemmeno c'è torto. God damn it, dov'è? Non penso che sia più in alto. O addirittura... No, deve essere a forza sullo stesso piano, dai. Non... Perché due li trovi... Cioè, due li trovi sempre lì, sei il terzo che ti inculano ogni volta. Però mi sei messo allontanando troppo. Se vedete qualcosa di celeste, urlate in chat, ok? Che l'abbiamo trovato? Dall'altro lato l'abbiamo trovato. Esatto. Secondo me ti manca quello sotto al sasso. Sotto al sasso. Dai, Carboniglio, puoi fare di meglio, su. Ce l'hai dimostrato. Sei andato per la via semplice, non va bene, non è il tuo stile. Allo, Leo, come stai? Benvenuto.
Hai visto? Abbiamo trovato la maschera di Golden Mask. Sono felicissima. Mi sta divinamente. Gli ha dato praticamente del sasso a System Machine, Franz. Ci ha dimostrato che può fare di meglio il signor Carboniglio. Va benissimo, grazie per il lurchino e buon impegno. Ah, non l'ho capito. Ah, ok, pensavo che fosse quello. Allora non lo so. Pensavo gli avessi dato del sasso, per questo stavo dicendo no, puoi fare di meglio. Infatti, ci può spiegare questa lore? Forse è qua sopra, ma mi sembra improbabile. Ciccio, puoi smetterla per favore di mordermi le ciabatte? Lo prendo come un sonoro? No. Non si può spiegare. Sono triste. Uovo dormiente. Non penso di averlo mai preso, questo... questo drop. Puoi aggiustarlo, sì, combo. No, raga, qua siamo troppo in alto. Chicco, per favore, te lo chiedo oggi, dai! Però qua c'è una chiesa dove non siamo stati, quindi stonks, I guess. Sasso uguale sesso. Ok. E questa me la piglio io. No, poi ti spiego, ok. La questi Yuri l'hai fatta. No. Allora, io dubito che il terzo... l'ho finito due volte. L'invasione a Raya Lucaria. No, non l'ho fatta. Mi pare di no. È anche in un TikTok. Ma forse non di questa run? Può essere? Doveva succedere. Adesso non so se mi si resettano anche le cose. Prego, non dimmi che non so. Chicco, per favore. Madonna, sto porcello oggi. Vabbè, tanto che io leggo mi dice tocca i tre simboli sacri. Ah. Ah. Da quando è che ti dà la mappa per sta cosa? Posso... esamina con X. Ah, vedi, l'altro stava vicino al ponte. Minchia. Il ponte... quindi sta per qua. Let's go. E in realtà no, signor Revolver, posso dirti che c'erano. Ce l'ho l'altro segnalino, perché... ah, ce l'ho qua, vedi. Io. Già. Puoi aggiustarlo, sì, un po'. Dovrebbe essere per qua, dunque.
Damiel, ciao, come stai? Benvenuto. Scusami, sto in modalità ricerca, sto tipo segugio in questo momento, hai presente proprio i segugi, quelli da caccia? Sono io in questo momento, è nascosto, vabbè, sì, direi di sì. E questo qua allora è quello che sta nascosto dentro la siepe. Dove sei? Fatti vedere. Il mio naso. Eccoti! Oddio! È spawnato uno di questi cosi, quindi è vicino. È vicino! Vieni qua. Fatti vedere. Dove è finito? Ah, tu spawni il. Aia. Quindi deve essere proprio qui. Sta per qua. È nascosto, ci sta attaccando, penso. Guarda bene tutto. Ok. Il problema adesso è che co sto confondendo il celeste del tipo che è appena spawnato col celeste. Ah! Senti, vuoi giocare? Dai, dai, è qua. No, mi dispiace. Comunque, un sacco di gente sto sentendo che si è ripresa il Covid. Però fortunatamente non è serio come prima. Allora, sanguinamento lo vai a mettere a qualcun altro, non a me. Madonna, la tartaruga quella appesa sull'albero, raga. Io mi ricordo ancora quel commento con quello non è un albero, è il pipo della tartaruga. Raga, ma quanto mi ha fatto spaccare quella cosa. Prova cane ma albero. Allora sta là sopra. Non ho altrimenti. Sta qua? No. Vabbè. Sentite. Inventario. Ah no, devo in teoria devo scendere perché sta tipo per qua. O no? Aspetta, mi sta dicendo che è vicino alla Grazia. Bravo, dormi, dormi. Può essere nelle vicinanze della Grazia. Il punto è giusto. Ma mi segna qua, mi segna la mappa. A meno che non sta ancora più sopra. Ah, tocco il segnalino così si toglie. Niente. Niente da fare. Incredibile. Allora sta in alto, non. No. Se vuoi ti dico perché non lo vedi. Ecco, cos'era il sasso che diceva il signor System Machine. Possiamo aprire la torre, possiamo. Io mi devo andare a riprendere i miei 10.000 rune, aspettate. Aspetta, però nel frattempo voglio fare. Non scappare via! Codarda! Ok. Mi sa che mi serviva la 6 per ruppare l'arma, quindi non ci faccio nemmeno niente. Momento sasso, esattamente. A posto, adesso ho la pace dei sensi. Però questo adesso aspetta perché ho un po' di rune da recuperare. Poi perché mi sono messa in mente questa frasetta del cazzo? Dannazione. Rune? Yuhu. Ma perché sono morta là di preciso?
Cioè, sono morta andando pure dal lato sbagliato della mappa. Complimenti. Oh, aspetta che c'è un drop. Aia. Grasso magico. Come se mi servisse, ma va bene. Eh sì. A posto. Allora, stavamo dicendo. Non mi ricordo nemmeno cosa c'è qua dentro. Non posso giocare così tanti giochi contemporaneamente, comunque. Di solito ho memory stone. Ma non ci faccio niente con queste memory stone. Quello è il problema. Ah no, c'è qualcos'altro. Quindi non è solo lama invisibile e forma invisibile. E uovo dormiente. Ma che fa sto uovo dormiente? Ma tu in teoria... Ah no, stavo per dire, tu in teoria puoi salire su questa torre anche senza sigilli, però la torre è invisibile senza sigilli. Lo capi e nasce un pulcino, davvero posso diventare mamma su sto gioco? Dorme, gag. Ce la posso fare, ve lo giuro che ce la posso fare. Allora, io voglio, me la vorrei fare la bestia meteoritica oggi là, quella vicino Villa Vulcano. Fare ciò. Ok. Wii. Ah, mi sa che ci siamo. No. Sì. Sì. Madonna, ci sono arrivata davanti. Oh no. Ah no, è più in alto. Che se fai R2 caricato mentre ti carica la bestia l'assunni? Non la sapevo sta cosa. Minchia. È comodissima. Con qualsiasi arma. Guess che ci proveremo. Poveri stolti. Mamma mia, quanto danno gli fate. Perché gli fa così poco danno pure a loro, però? Impossibile da staggerare. Ce l'ho di fianco, vero? Ah, vedi, ho staggerato. Nemmeno le Iron Maiden sono più un problema. Ormai questa run non può... Non può... Può solo andare meglio. Pietra vulcanica. Non mi interessa. Sanguirosa. Però... Due insieme io farei anche a meno di... Perché non mi ha preso il cavallo? Ce la faccio a salire o morirò? Mi sa che muoio. Oddio mio! Ok. Era tutto calcolato. Alla faccia del bacino. Ma era... è sempre stata così lunga questa scala. Mi sa che ci è rimasta male. Ah, qua ci stanno quelli con la Frenzy? No, non era qua. O era qua? Mi sa tanto che sto iniziando a confondere le parti della mappa. Perché tu avresti mai il coraggio di amare una cosa del genere, super. E sei sincero. Una che ti viene... Certo. Non è vero, super. Sono abbastanza sicura che non è vera questa cosa. L'apparenza è secondaria, infatti non parlo di apparenza. Parlo del fatto che ti viene addosso praticamente con due tagliapizze. Oh.
Rubo questo. E a posto. Ah! Mi stavo scordando un altro truppino. Se può farmi a pezzi in 0,2 secondi la sposo. Ma no! Oh, possiamo fare l'arma. Perfetto. Allora, la bestia meteoritica allora sta là sopra, no? Questo posto è tutto uguale, dannazione. Stava ricreando il video di Enjoy the Silence. Può essere. Mi sono un attimo raccapezzando. Sempre skippato tutto qui. Addirittura. Ah, aspettate, là sopra mi pare ci fosse qualcosa. Ma arrivo, faccio 400 trilioni di nemici, tutto per una foglia capillare. Au! Guardate quanto mi sono spaventata. Non ho battuto ciglio. What's in there? No! Vai indietro! Vai indietro, cane. What? Entra? Non entra! Madonna santa, TikTok cosa non è? Ah, che cosa vi volevo parlare? Ma voi? Qual è il vostro rapporto con TikTok adesso rispetto a prima? Onestamente, perché io ormai TikTok lo uso solo quando sono al bagno, letteralmente, per vedere un solo TikTok del cinesino che vive nelle aree rurali e si cucina e si costruisce tutto da solo. E per nient'altro. Io non lo uso solo... Raga, ma quanto mi sta annoiando TikTok? Miglior TikToker... Ah! Sì, letteralmente io non riesco a guardare altro, cioè qualsiasi altra cosa mi capita, ma infatti io sto vedendo che un botto di persone in realtà lo stanno un attimo abbandonando a se stesso TikTok. Perché non mi fa le cose? Ah, perché c'avevo la katana, non c'avevo la di Hassel. Ammetto che ha fatto scoprire tanta... Ma in realtà non è tanta bella musica dimenticata. Il fatto è che le persone su TikTok... Allora, o sono estremamente giovani, oppure non hanno idee per del content. E quindi vanno a ripescare cose vecchie, che, di cui tutti fanno nostalgia, oppure che chi ne conosceva appunto perché è troppo giovane fa, oddio ma che bella sta cosa. Però in realtà... Cioè TikTok, raga, di content non ne ha mai dato. Faceva freddo? E quindi in realtà per me TikTok è sempre stato un graveyard di meme, di musica e tutto quanto. Era sconosciuto pure all'epoca. Ma in realtà a me non è ancora capitata una canzone che TikTok mi abbia fatto scoprire. Cioè, l'unica cosa che mi ha fatto scoprire è la canzoncina cinese del tipo che fa... E nient'altro. Oddio, si rigira qua! Ce la faccio? Mi sa di no, eh? Oddio, grazie! Il final boss of China sarebbe? Quasi mi fastidisce sentire bene le canzoni su TikTok. Magari mi dicono, ah, ma l'hai scoperta su TikTok. Esatto, è letteralmente un... Cioè, nemmeno fatto di farvi una cultura. Perché alla fin fine... Cioè, se erano cose che andavano quando eravamo giovani noi... Cioè, che cosa li vuoi fare? Non erano nemmeno nati. Però capì...
proprio mi sta iniziando a irritare come poca cosa al mondo TikTok. Proprio il dito gonfiabile. What? E quindi niente. Cioè, ringraziando Dio mi ha fatto venire lo stucco. Era arrivata l'ora perché mi sentivo brain dead su quel cavolo di... Hai mai visto l'armadito? No. Devo scendere, devo continuare a scendere qua? Sì, ok. Allora aspetterò un attimo. Oh no, guardate gli schizzi di sangue. Su, mi vada su. Vabbè, ma... Aia. Allora è dall'altro lato. Ma è dall'altro lato o mi devo buttare? Ma non ce l'ho. Devi scendere giù a sinistra. Ma non è che mi arriva Ciccio Franco qua sotto, perché altrimenti io sono leggermente morta. Sì, scende. No? Ma scusa, ma non ci potevo andare dopo? A posto. Passione di salire sul mio letto con le zampe tutte sporche di terra. Mi pare di stare in spiaggia. Bellissimo. Bravissimo gatto. Dito dell'anello. Ma la vera domanda è: posso usarlo? Richiede 15 di forza. Però se la metto a due mani, forse. Ma questo qua dovrebbe essere il dito di qualcuno in particolare o il dito di quelle manone che stanno là? Ah, il tuo, ok, capisco. C'è qualcosa che devo fare perché qua mi si gratta la testa, però non ho idea di... Cioè, nel senso, non c'ho le stat per farlo. Poi vediamo, ma... Ah, c'ho questi... Ah sì, vedi? Posso usare questo. Che ti aumenta la forza. Non so se ce l'ho il... Nato, il meme più intellettuale dell'internet sarebbe... Perché meme, intellettuale, internet e TikTok non dovrebbero stare nella stessa frase. Palese, Wolf. Oui. Allora, mettiamoci la di Hustle. Avevo visto delle... Ma... Avevo visto delle fiamme prima. Quello di Sisifo. Non lo conosco. Ah, quello... Ok, ce l'ho presente adesso. Quello della... Della pietra e quello di Napoleone era quello che... Letteralmente c'era Napoleone e non si poteva più fare niente. Ok, sì. Ah, attacco il salto! Allora, tutto bene, signor Sonic Drake? Come sta? Madonna ragazzi, è che se quello mi droppava le scarpe, ce le mettavamo subito.
Sono forte. E sono loro che ti droppano il miglior item di questo gioco. Non doveva andare così, ma comunque l'accetto. Mi fa piacere. Perché non è sceso? E dai, gioco, ma nemmeno a farmi prendere danno così. E quindi sì, volevo un attimo sapere com'è che stava andando TikTok. Se già aveva stancato anche ad altri o solo a me. Ma in realtà, io penso che il mio feed sia il più bello che ci sia, e quello è il problema. È proprio che non c'è niente di interessante più su TikTok. È tutta gente che o sparla di altri o shitposting. Oh, i tot. Cioè, proprio. È diventato noioso. Ma proprio a livelli disumani. Cioè, si dice letteralmente la conclusione dell'omonimo saggio. Ma che cosa stai strappando adesso? Ma porca puttana, ma oggi stai sul piede. Tu stai? Raga, mi sta mangiando qualcosa, sta strappando carta, ma non capisco che cosa. Ma stai dentro, ti stai mangiando la carta dentro. Ma non mangiare la carta! Mio Dio, che sei oggi? Raga, scusatemi un attimo. Devo mettere... Cioè, gli ho messo da mangiare letteralmente stamattina, si è spazzolato tutto, ma si è diventata veramente un pozzo senza fondo col mangiare. Oh, scusate. Vedi. Ah! Aspettate, mi devo recuperare la chat. Così a caso, questo dico è un meme intellettuale. Sì, ma è un meme intellettuale, ma alla fine nemmeno più di tanto. Soltanto perché ne ha di origine, non è che poi alla fine ti vanno a spiegare il perché di tutto quello. Video, Madonna, addirittura, signore, c'è il System Machine. Composto da clip di YouTuber, film a caso, robe di sviluppatori. Termino l'ora quotidiana e manco lo sblocco più. Oh, tratta bene Sir Lord Parsifal Cappuccino II di Svevia, Madonna santa. Quel freddo ha più... No, ma il problema è che... sai cos'è? Che è normale fino a una certa, perché sta mangiando davvero tanto. E non lo faccio per dire, oh mio Dio, deve mangiare di meno. No, ma perché poi sta male. E non lo dico a caso, sta veramente male di stomaco se mangia più di un tot. Soprattutto se mangia poi... Come si chiama? Sempre roba secca. Quindi io non è che non glielo metto perché, ma perché mi è stato male più e più volte. Oddio, sono viva! Sono viva! Volevano già gli uomini nei commenti. Sì, poi c'è proprio questa... Questa guerra di gender. Che cosa stai facendo nel nome di Odino? Scusami. Perfetto. Mi sa che te lo sei meritato. Quindi sì, non è un'app che secondo me dovrebbe reggere ancora a lungo. Prima la chiudono e meglio è. Ah! Scusa! Mi chiesa che ti piace TikTok, vi? No, 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 lo lasciamo aperto solo per te, te lo giuro. Calmati! Calmati! Non c'è bisogno di fare così! Ah! Le mie 22.000 rune! Non posso perdere per colpa di sto coso! Vai via! Top! Aia! Vaffanculo.
Adesso da un altro. Esatto. Ok. A posto. Sì, ma infatti io non vedo l'ora. Che poi ci sono. Madonna, raga, a me sapete qual è la gente che mi fa più ridere di tutte? È che non ne capisco il senso. La gente che parla di TikTok, però poi usa YouTube Short. Boh, ok. Cioè, sarò cieca io, però per me sono praticamente quasi la stessa cosa. Esattamente, signor Carboniglio. Eccomi qua, signor giudice, perfetto. Stavo con lo strapico di ossa, col negozio di PC mi stendeva. Chi è? Va benissimo, grazie per il lurchino. E buon riposino, signor Lawrence. Dai, pensavo di essere abbastanza lontana. Non li conosco. Sì, ero convintissima di essere abbastanza lontana dalla puntina. In realtà mi ha preso. A quanto pare non so calcolare le distanze. Bye, bish. Cadete nella mia trappola. Peggio per me per cosa? Oh no, mi ha preso, mi ha pigliato. Mi ha pigliato! Ma che combo incredibile è appena successa! Oh mio Dio! Wow, ok, niente, mi sto zitta. Oggi non so giocare, raga. Mi spiace. Oggi è uno di quei giorni in cui il gioco decide che devi morire e farà di tutto per far sì che ciò accada. E tu sapete cosa puoi fare? Solamente accettare. Accettare.